Amici di Fano TV, anche quest'anno siamo qui al CODMA, il teatro ideale per la Fiera dell'Agricoltura che da 30 anni a questa parte contraddistingue questo momento dell'anno. Un momento in cui si mettono in mostra i gioielli di casa. Qui nella struttura del CODMA oltre 100 espositori di eccellenze territoriali sono qui per dare il meglio di loro stessi ai visitatori. Una volta questo piazzale era pieno zeppo di mezzi agricoli, adesso la fiera si è trasformata, è cambiata e la didattica è diventata una delle attività preponderanti. Laggiù abbiamo le giacche verdi che come sempre tengono a battesimo tanti piccoli cavalieri, ma poi anche l'agility con i cani, ma la fattoria didattica è lì a portata di mano per far vedere a grandi e piccini dal vivo gli animali. Il mondo agricolo in questa veste dà il meglio di sé. Ogni anno Fano Geo prende vita qui al CODMA. Allora, giacche verdi. Una presenza immancabile qui al CODMA per la Fano Geo. Avete, come gli altri anni, tenuto a battesimo un po' qualcuno, tempo permettendo. Sì, anche quest'anno siamo presenti. Ringrazio la Proloco che ci invita sempre a queste manifestazioni. E diciamo che quest'anno abbiamo fatto le attività come tutti gli anni, abbiamo avuto la didattica al sabato con circa 430 bambini delle scuole con 10 punti didattici e nel particolare noi abbiamo portato due cavalli, abbiamo fatto vedere il maniscalco, c'è stato il veterinario delle giacche verdi che ha spiegato un po' la morfologia degli animali e abbiamo fatto anche il battesimo della sella per i bambini. Allora, giacche verdi impegnate nel territorio anche per funzioni importantissime, siete reduci da veramente una cosa molto bella che rassicura un po' tutti noi. Infatti ieri abbiamo partecipato a una simulazione di ricerca dispersi sul Monte Pietralata, eravamo circa 80 cavalli divisi in 4 squadre, tutto gestito dalla regione ed è stata un'esperienza molto importante e formativa per tutti i soci e i cavalli, perché comunque noi siamo sempre dei binomi e facciamo sempre coppia, il lavoro è sempre in coppia. Ecco, ricerca e soccorso importante perché voi riuscite ad arrivare in posti dove altri non riuscirebbero altrimenti ad arrivare grazie a questi splendidi animali. Infatti loro ci aiutano a battere molto territorio in pochissimo tempo, questo ci permette di fare una funzione particolare con i nostri cavalli. In più l'utilizzo dell'animale ci dà la possibilità anche di andare in ambienti impervi e quindi di utilizzarli così in maniera funzionale. Il fiume, l'ambiente insomma, rurale è il vostro ambiente, siete anche un po' le sentinelle dell'ambiente, dell'ecosistema. Diciamo che nelle nostre attività quotidiane l'utilizzo del cavallo ci permette di attraversare molti ambienti e la salvaguardia dell'ambiente e il rispetto della natura è alla base della nostra associazione. E assieme al circuito delle giacche verdi, anche quello del dog agility, insomma, sì, di tutti gli esemplari che portate qui ogni anno, sì, è sempre un punto di grande attrazione. Sì. Piace tanto vedere questi amici dell'uomo, sì, lavorare e giocare soprattutto. Sì, la cosa fondamentale è che è un gioco. Tutto quello che voi vedete noi lo facciamo come una disciplina sportiva, facciamo delle gare, però alla base c'è il gioco e il divertimento. Indubbiamente c'è una grande spettacolarità per il pubblico, per vedere queste cose che per noi sono una grande passione a tempo pieno. A tempo pieno, insomma,
Sta prendendo piede anche da noi molto l'agility, sì. Piace questo modo di vivere in simbiosi col cane, sì. Questa esperienza, insomma. Sì, diciamo che come tutto si evolve, anche la cinofilia sta crescendo tantissimo, stanno aumentando i centri cinofili, sta aumentando tantissimo secondo me la cultura cinofila delle singole persone, e questo è molto positivo, perché fare sport con il cane, fare attività, significa in realtà dare una qualità della vita migliore ai nostri amici animali, piuttosto che le solite passeggiate, che per carità vanno benissimo, benissimo, però insomma, come noi, se andiamo in palestra magari è anche meglio, insomma, no? E poi anche, insomma, portate qui anche un aspetto lavorativo del, sì. del cane, avete fatto vedere come sì, conducono il gregge, sì. Insomma, perché poi il cane è anche un animale da lavoro, sì, tra virgolette. Sì, diciamo che ci sono alcune razze che sono selezionate per il lavoro, come i cani da caccia. Stamattina la Federcaccia ha fatto un'esposizione di segugi e quindi loro hanno il loro lavoro da segugio. Nella fattispecie i cani da conduzione da gregge, oggi abbiamo visto i border collie insieme agli amici dell'Happy Dog Park di Pesaro. Noi siamo Wave a Dream qua di Fano, ma i ragazzi dell'Happy Dog Park ci hanno fatto vedere oggi la conduzione sul gregge. Oggi purtroppo causa ma il tempo sono dovuti andare via e hanno fatto vedere come questi cani selezionati hanno questo istinto nella conduzione oggi delle anatre, anche se poi nella realtà nell'utilizzo quotidiano del cane è sulle pecore. Per l'agility c'è una selezione di razze, di padroni? Non lo so. Allora, no, l'agility è uno sport che possono fare tutti i cani. L'unica caratteristica che devono avere è essere in salute. Ovvio che se io ho un cane che ha, come noi, dei problemi di schiena, le zampe, no. Però se no, qualsiasi proprietario cane che vuole avvicinarsi all'agility è un bellissimo mondo. Poi io dico sempre che si facciano i mondiali o si facciano le sagre della salsiccia al cane, non cambia assolutamente niente. L'importante siamo noi che siamo in grado di farli divertire nel modo corretto. Il bello di Fano Geo è che chi viene qui, i bambini naturalmente in primis, va dalla capretta al rapace, quindi ha un excursus di mondo animale tra i più vari e insomma non è poco trovarli, no? Tutti insieme. Allora, Strix Falcon anche quest'anno qui con sempre, i suoi rapaci. Puntuali come sempre. Non potete mancare, un appuntamento immancabile, guardare da vicino questi splendidi esemplari di animali. Sì. Quest'anno cosa avete portato? Ah, quest'anno abbiamo portato di animale particolare, Ghana, che è un avvoltoio delle palme. E ne esistono in Italia solo 3 esemplari ancora. Questa è la prima femmina che entra in Italia. Quindi con tanti sacrifici siamo riusciti anche quest'anno a portarvi la novità. La novità, la novità. Abbiamo visto anche animali di una certa imponenza, sì, in passato, quindi insomma ci avete regalato bei momenti. Sempre nuove emozioni, cerchiamo ogni volta di portare per quanto più possibile sempre novità, ecco, anche per la gente che viene a trovarci. Però tutti vi chiedono la Poyana di Harry Potter. No, il gufo di Harry Potter. Quest'anno non siamo riusciti perché il tempo era brutto a portarla, però prossimo anno porteremo, dai. Allora, falconeria è sicuramente anche questa, come abbiamo detto per gli amici del Dog Agility, una frequentazione, un modo di stare a contatto con la natura che sta prendendo sempre, sì, piede, piace molto. Sì, piace molto, è sempre comunque sia anche uno sport, quindi un modo anche per socializzare insieme. Poi ormai sono 3 anni che abbiamo aperto anche la scuola di falconeria per bambini, quindi abbiamo praticamente più di 40 allievi dagli 8 anni in su, quindi è una cosa anche per loro, un modo di svago, divertirsi. Non hanno paura? No, inizialmente un pochino hanno paura, però alla fine si sciolgono. Poi bisogna dire anche che voi, oltre a fare queste attività, siete anche un centro che si occupa del recupero degli animali, della cura. Allora, per il recupero ci appoggiamo a dei veterinari specializzati, certo. Noi direttamente non lo facciamo, però essendo mai sul territorio un punto fermo, capita molte volte, esatto, che ce li portano, poi ecco, consegniamo ai centri di recupero, e provinciale, certo, che sia. Perché insomma in libertà alcune volte capita. Sì, naturalmente possono capitare gli incidenti o che magari con questi freddi non trovare da mangiare, quindi ecco, essere un po' deperiti. Va bene, io come ogni anno faccio la stessa scena, però ormai mi sono divertito, chiedo a lui se ha qualcosa da dire. Lei come si trova qui al Codma? È silenzioso. È silenzioso, non ha proferito, ha guardato il microfono dicendo questo che vuole da me. Che cos'è? Va bene, allora ringraziamo gli amici del Strix Farm. Grazie mi mille a voi. Puntuali qui ogni anno. Ogni anno, come sempre, grazie mille.
E tra i tanti espositori, tra i tanti stand che ogni anno sono qui sotto al CODMA, ce n'è uno anche che è molto frequentato, frequentatissimo, perché anche lui nella didattica ha voluto esserci da sempre, perché il connubio di mondo agricolo e mondo venatorio è un connubio ormai, insomma, che affonda le radici nei secoli, nella nostra cultura. Nella vostra cultura c'è, e come c'è in quella del mondo contadino. Quindi a buon titolo e a giusta ragione loro sono qui per far comprendere naturalmente anche il significato, il momento anche di approvvigionamento del cibo, che rappresentava un tempo ma che adesso si è trasformato in altra cosa, al di là dello sport e del piacere di andare a caccia. Certamente, certamente Lino, stai dicendo delle cose importanti, stai dicendo quello che è il ruolo della caccia, lo diciamo da un pochettino nel terzo millennio. Ieri abbiamo rinnovato tutti gli organismi nazionali, abbiamo una nuova presidenza, e in questa nuova presidenza il messaggio che vogliamo trasmettere all'esterno è quella di caccia utile. Cosa significa caccia utile? Caccia utile significa il ruolo del cacciatore utile alla nostra società. Ormai è palese, evidente, che senza i cacciatori alcune specie, soprattutto gli ungulati, sono diventate pericolose, abbiamo avuto incidenti mortali stradali, sono diventate invasive per l'agricoltura, ed altre specie che non sono della nostra, mai state presenti nei nostri territori, stanno crescendo talmente tanto. Faccio l'esempio della nutria, che sta portando dei danni enormi ai fiumi, ai laghi, creando delle potenziali pericolosità anche per i bacini idrici. Quindi il ruolo del cacciatore nel terzo millennio non è più solo rivolto al prelievo. Ricordo che il prelievo nel nostro paese è solo su pochissime specie che non corrono nessun rischio di estinzione, anzi sono in espansione, ma è un ruolo soprattutto dettato al contenimento di queste specie. Ecco, poi una cosa che noi sempre vogliamo rimarcare in queste occasioni è il ruolo sociale del cacciatore e della Federcaccia, perché il cacciatore gira, conosce i luoghi, conosce le zone dove va palmo per palmo, si accorge di tutti i cambiamenti che il terreno, che la natura fa, e quindi è una sentinella, è colui che può essere il momento per dire: guardate che qui c'è qualcosa che non funziona, qui bisogna fare un lavoro, cioè, siete coloro che vigilano anche. Certamente Lino, sentinelle ambientali, tenendo monitorato il nostro territorio dal punto di vista ambientale, ma voglio ricordare il contributo enorme dei cacciatori marchigiani, anche questi qui di Apecchio, quando quest'anno sono stati loro che hanno trovato colui che si era perso tra i boschi e avrebbe corso il rischio di morire di fame, di freddo, e l'hanno trovato i cacciatori, hanno trovato la macchina. Quindi noi siamo presenti nel nostro territorio, abbiamo questa possibilità e la vogliamo svolgere a 360 gradi. Cercheremo nel futuro prossimo di cercare, mi ripeto, ma di far capire che i cacciatori non solo sparano, ma hanno un ruolo importante che in tutti gli altri paesi europei è riconosciuto. Purtroppo in Italia, per una mania, non dico neanche ambientalista, ma una mania estremizzata di conservazionismo, ci si vuole mettere da parte. Noi ci siamo, se la società civile ci vuole riconoscere questo volontariato, perché è un aspetto di volontariato, siamo a disposizione. Ecco, sarà forse che siete un po' vittima di un retaggio del passato, di un vecchio modo di intendere il cacciatore, quello che usciva, sparava la prima cosa che volava, che si trovava davanti. C'è il rischio anche che
insomma, alcuni luoghi comuni vi facciano un po' da, insomma, da elemento, no? Cattivo. Come noi diciamo questo, che oramai chi va a caccia rispetta le regole. Oggi alla prima infrazione molte regole sono penali, molte infrazioni corri il rischio che ti ritirano la licenza, quindi la tua passione non la puoi fare più. Quindi noi rispettiamo le regole, altrettanto stiamo facendo cultura di evitare le azioni di bracconaggio. Esatto. Noi oramai non si va più a caccia o a sparare per mangiare. Chi fa queste azioni di bracconaggio noi cerchiamo di emarginarli. Non abbiamo bisogno di chi fa queste azioni, ecco. Sicuramente verranno emarginati non solo dalla Federcaccia ma dalla nostra cultura, perché ci fanno un danno enorme. Anzi, voi proprio potete vedere se in alcune zone ci sono reti, ci sono cose che non devono andare bene, siete i primi a far presente le autorità quello che non c'è. Certamente, noi adesso non è nella nostra cultura quella di utilizzare le reti per catturare, certo, gli uccelli o qualcos'altro. Se c'è un po' di bracconaggio può avvenire qualvolta sugli ungulati, noi non fa parte del nostro mondo. Del nostro DNA. Diciamo anche una bella cosa, chiudiamo questo bel momento che noi sempre cerchiamo di ricercare, anche la didattica, tanti bambini sono venuti qui da voi a vedere magari alcuni esemplari che avete portato impagliati, gli avete spiegato come vivono in natura, perché voi chiaramente conoscete il vostro elemento naturale che sono i volatili. Certamente, ieri abbiamo avuto l'occasione di far capire a dei bambini questo che è il nostro ruolo nella società. Abbiamo avuto anche l'occasione di fargli vedere quello che non potrebbero mai vedere. Noi abbiamo una collezione antichissima di nidi, l'ingegneria e l'arguzia per sopravvivere di alcune specie di uccelli. Gli abbiamo fatto vedere alcune specie che sono quelle cacciabili imbalsamate, altre abbiamo la collezione delle gabbie con degli uccelli fatti dagli artisti di legno, abbiamo gli uccelli di legno fatti dagli artisti, il nostro mondo non solo quello venatorio ma anche quello delle tradizioni rurali aveva una manualità lino eccezionale, certo. Eccezionale. Io direi quasi artistiche, capito? E quindi noi vogliamo trasmetterla a chi viene dopo di noi, perché fa parte della nostra cultura, della nostra tradizione, che tra l'altro l'Unione Europea ci riconosce un ruolo anche ai cacciatori, le cacce tradizionali, di conservarle perché hanno un ruolo di trasmissione di una certa cultura, di una certa valenza. Fanogeo, dicevamo in apertura dell'evoluzione che in tutti questi anni ha avuto, si era partiti come quasi una fiera campionaria all'inizio, adesso è diventato tutt'altra cosa, e soprattutto della parte sociale, divulgativa, che ha sempre più preso piede negli anni. E infatti ieri, giornata iniziale di Fanogeo, è stata contraddistinta da una marea di giovani virgulti che hanno gravitato in questi spazi, che hanno dato un po' da fare ad Anna Maria, perché giustamente hai dovuto gestire con non poca fatica tutto lo spirito e tutta la voglia di conoscere e di vedere di questi ragazzi. Sì, esatto, erano 450 bambini delle scuole dell'entroterra di Fano e dell'entroterra, e il sole non ci ha aiutato, non c'era, ma l'abbiamo creato noi, tutti i bambini avevano dei cappellini gialli donati dalla BCC e quindi c'erano questi fiumi gialli che si muovevano dall'interno all'esterno dell'area del Codma, perché alcune attività erano fuori come l'agility dog, come la fattoria didattica, altre erano all'interno. Poi c'è stata la pioggia, abbiamo affrontato anche quello, abbiamo portato le didattiche che si riusciva a portare all'interno, le abbiamo portate all'interno, quindi noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo cercato di farla andare avanti. Anche oggi
il tempo non ci ha aiutato, però come vedete anche tanta gente questo pomeriggio e questa sera, sempre con alcune dimostrazioni di animali che sono presenti qui. E il Codma ha questo vantaggio che permette anche in casi estremi, no Gino, tu ormai sei navigato in questo ambito, anche di sopperire purtroppo al tempo e alle intemperie che alle volte vi colpiscono. Che cosa è piaciuto di più a questi bambini, insomma, affascinati da questo mondo così un po' che magari vedono solo sui libri, l'asinello, il maialino, il cane, insomma, cioè, sono un po' affascinati. Beh, allora io quello che ho potuto vedere erano tutti che guardavano i falchi, perché non si vedono tanto, lì c'erano i gufi, i falchi e i droni che volavano, quindi l'utilizzo, hanno spiegato l'utilizzo dei droni, della tecnologia in agricoltura, e questi, abbiamo anche fatto delle foto molto belle con tutti i bambini che a un certo punto guardavano il cielo, vedevano questi droni. Bellissimo, insomma, l'agricoltura è anche questo, è evoluzione, trasformazione, no? I droni in agricoltura, insomma, per te che hai visto nascere questa manifestazione, cioè pensavi, no, che una volta erano tutti stirpatori alati, era tutt'altra roba. Giustamente sono 31 anni, no? Io allora, questa manifestazione è nata con la cooperativa Falcinetto, no? Con me e Francesco, che è stato l'artefice, no, di questa iniziativa. Io ho 25 anni che ci sono dentro, oggi prendiamo atto che nel mondo agricolo ci sono i droni. Una volta c'erano tante seminatrici, tanti estirpatori, adesso quelle cose lì non ci sono però più. Però l'essenza di questa manifestazione non è cambiata, perché vedo sempre persone che si avvicinano, che chiedono, che fanno, che è un mondo che ha mantenuto la sua sostanza. È un mondo da riscoprire, come si vuol dire, perché praticamente noi la campagna, no, naturalmente io che sono nato in campagna e vivo in quella casa dove sono nato in campagna, no, perciò a un certo punto quando andavo a scuola che mi dicevano ma questo è figlio di un contadino, no? Io mi sono sempre vantato, ecco, no? Perché qualcuno era qualcosa di negativo, no. La campagna negativa, contadino, che parolone. No. Oggi dobbiamo andarsi a rivedere cosa erano i contadini, che purtroppo è un mondo che realmente sta un po' morendo, perché l'agricoltura in grosse difficoltà. Però la nostra manifestazione, come hai detto te, abbiamo un po' la fortuna e sfortuna, perché 2 anni che ci piove, te dire che sei fortunato, però abbiamo questa meravigliosa struttura del comune, e qui dobbiamo ringraziare il comune che ci dà questa opportunità in un'area che sta diventando bellissima, asfaltatura nuova, perciò nuova di banca. Sarebbe bello chiuderla questa struttura e farci degli eventi, perché Fano purtroppo non ha una struttura per eventi. Una bella area grande, questa è un'area grande dove ci sono ampi parcheggi, dove ci sono un'ampia struttura coperta con bagni, con tutto, e perché no che non potrebbe diventare, ma qui sta un po', perché queste strutture poi sono, una volta erano del Ministero dell'Agricoltura, poi la Regione, le province, i comuni, la burocrazia dello Stato, io dico non ha limiti, perciò, però ecco, speriamo farla diventare qualcosa di più. Qualcosa per eventi, no? Perché praticamente poi si cerca sempre il posto dove poter fare eventi. Ecco, questo potrebbe essere un'area a 150 metri dal casello dell'autostrada, a 150 metri dalla superstrada, a 150 quindi, metri da tre ponti, perché non scordiamoci tre ponti. È la mia Anna Maria, tu non lo sai, ma con Gino adesso che ci avrei che fare, cioè tre ponti caput mundi, cioè capitale, hai capito? Di Fano, e quindi ricordiamo sempre, no, io ci permettiamo di scherzare con Gino, perché è un rapporto ormai decennale. Dieci anni di Fano TV, per quanto mi riguarda. Gino, però, visto che siamo a domenica sera, insomma siamo al calar della sera, comunque è stata un'edizione bella, un'edizione che ha mantenuto alla fine, da come erano le previsioni del tempo, da quell'acquazzone che ha fatto oggi alle 3, che subito volevano scappare tutti, poi invece il tempo a regola ha tenuto, ci ha dato questa opportunità, e naturalmente la situazione, prendiamo atto, speriamo che l'anno prossimo, però il tempo, facciamo un'intercessione con qualcuno che è un po' più in là di noi. Perché io dico sempre lì, no? Mi dicono, ma voi che
non abbiamo ancora raggiunto l'accordo, ecco, con quindi il nostro paternotte. Non ci siamo ancora messi d'accordo. Va bene, allora, quindi clima permettendo, Fanogeo 2019 comunque ha segnato ancora una volta il passo sul mondo dell'agricoltura, ha rappresentato le eccellenze territoriali, ha fatto vedere, no, grazie ad Anna Maria e al resto della compagnia della Proloco, tutto il mondo che era possibile racchiudere qui, gli animali, i bambini immagino che si siano divertiti a più non posso. Qui devo ringraziare perché sembra fare una manifestazione di questo tipo, realmente semplice, sì, basta che si mette Gino, niente di tutto. No. Fortunatamente Anna, che mi auguro che presto diventi la nuova presidente, io mi auguro, però naturalmente è arrivata da un mese e mezzo, subito però sono entrati 5 giovani che naturalmente con tanta voglia, e questo mi solleva, no? Perché naturalmente io ho ripreso la Proloco dopo 7-8 anni di Lucarelli, che lui l'ha portata anche a un livello molto, molto alto, bisogna dare atto a chi ha lavorato, però adesso io riprendere, mi ha sollevato solo sto fattore, che 5 giovani, che quarantenni o addirittura anche di meno qualcuno, che si sono messi all'opera ieri mattina a organizzare 450 bambini, non è facile. Perciò tanti giovani che hanno messo, si sono messi, diciamo, a disposizione. Quindi la cosa ti rassicura? Veramente, guarda, mi rassicura, perché sennò va bene, il fegato. Insomma, allora, con questa bella rassicurazione che la Proloco di Fano godrà sempre grazie ai giovani innesti, ma all'esperienza di chi l'ha vissuta da dentro negli anni, continui a proporre sempre manifestazioni di alto livello, di alto profilo, e a disposizione di tutti, giusto? Grazie a tutta la città. Allora, qui nel fungo del Codma sono racchiusi un centinaio di espositori che vanno da qualsiasi ambito, dalla caccia, dai mezzi agricoli, dai mezzi a supporto del contadino, fino anche alle eccellenze territoriali. Abbiamo rappresentati i produttori di miele, coloro che commerciano i salumi, oppure anche naturalmente i prodotti della terra, quindi ortaggi, frutta, insomma, al Codma di Rosciano per Fanogeo tutto il mondo agricolo attraverso gli espositori è ampiamente rappresentato. Il legame con la Proloco e con Alesi è ormai diventato saldato, possiamo dire, da un'unione che è partita per la solidarietà, per il supporto alle vostre zone purtroppo colpite in maniera pesante dal terremoto, le attività produttive. Tu sei stato un po' così adottato dalla Proloco di Fano, che ti ha voluto nelle manifestazioni, e continua questo rapporto, ormai ti piace essere qui con noi? Certo, mi piace, ringrazio la Proloco di Fano, la Tre Ponti di Fano anche, e i fanesi di Fano, che è molto importante per questo, per il mio supporto che loro mi danno. Allora, Alesi è un produttore, adesso anche allevatore, anche quindi allevatore. Tu produci salumi e tutto quello che è il cuore della tradizione umbra, naturalmente. Esatto, adesso stiamo provando a fare questo piccolo allevamento di maiali per andare avanti, per affrontare il nostro problema che abbiamo. Certo, perché sicuramente, insomma, avete passato momenti migliori in passato, però il fiore all'occhiello vostro anche in questo momento sono sempre le eccellenze territoriali. Certo, sono le eccellenze, come dice lei. Quali sono i punti forti, cioè il maiale innanzitutto? Il punto forte è di andare avanti, credere sempre alla personalità, ma al territorio in cui vivi. Ecco. Questa è una cosa importante. Perché il terremoto ha tirato giù le case, ha colpito duramente tutto il tessuto sociale, economico, non ha colpito la volontà, loro, insieme a lui, anche tutti i tuoi concittadini, insomma, di essere più forti. Oggi, data anche l'emozione che ho, lo posso dire pubblicamente in televisione, a Fano TV. Se oggi i fratelli Alesi stanno andando avanti è per la Proloco di Fano, la Tre Ponti di Fano e la popolazione di Fano, che ci hanno dato un supporto non indifferente, veramente.
con il cuore. E noi ne siamo ben lieti e anche di testimoniare questo momento. Grazie mille. Insomma, avete visto, Fano Geo offre tanto nonostante il tempo, però il fungo del Codma ha questo di vantaggio, che riesce ad accogliere e far stare all'asciutto nonostante la pioggia gli espositori e tutti quelli che vengono qui. Chiaramente col bel tempo e col sole tutto riesce meglio, si sa, la campagna è ambiente all'aperto. Noi vi vogliamo salutare con un rimando, perché naturalmente quest'anno, per via delle elezioni, chiaramente sì, la congiunzione fiera agricola Festa dell'Agricoltura di, sì, Falcineto è saltata. Abbiamo qui Francesco Mei, che rappresenta, incarna un po' quell'altro mondo che comunque, anche come la fiera agricola, è arrivata a un traguardo importantissimo. Francesco, quanti anni sono? 40, quest'anno è il 40esimo. 40 e non sentirli. 40 e non sentirli, difatti, cioè, diciamo così, ecco. Però... 40 anni è un traguardo bellissimo, la, certo, festa della mietitura è, diciamo, è cresciuta nel tempo, è sempre riuscita bene e per noi è veramente una soddisfazione. L'unico difetto che c'ha è proprio questo, perché io tra gli organizzatori le ho fatte tutte 40, cioè vuol dire che 40 anni sono passati anche per me. Ecco, quindi da un lato ti fa piacere, sì, che, dall'altro però è meglio non pensarci. E dici, però 40 anni... Sì. Senti, allora, anche quest'anno avete in serbo, come dire, il menù classico, sì, però l'atmosfera è sempre quella giusta. Piace tantissimo la vostra festa, il vostro momento di comunione. Perché? Qual è il segreto? Cosa avete di particolare? Perché voi, veramente, venire da voi la domenica è un'impresa. Sì, c'è sempre tanta gente, ma io penso che sia il segreto sia fare le cose semplici, è una tradizione, quindi non è che si può inventare, certo, tanto, la tradizione è sempre quella, no? Però il mettere insieme il buon cibo con i trattori agricoli, quelli di epoca di una volta e quelli nuovi, e il divertimento, il ballo, sono delle cose che penso che funzionano sempre. Funziona sempre. E difatti ci troviamo sempre con un sacco di gente. Tanta gente. Sì, perché il segreto di questi furbacchioni che l'hanno pensata è che hanno messo in comunicazione l'attuale, l'oggi, con il passato. Sì. Quindi i giovani, sì, vengono a vedere quello che era un tempo, no? Sì, sì. E gli anziani rivivono quel momento, che adesso chiaramente, logicamente, è diventato un'altra cosa, perché ci sono la mietitura classica, c'è, certo, la trebbia con il testa calda che lavora, sì, insomma, sì, è rivivere un po' le atmosfere di una volta, dell'aia. Noi ci abbiamo sempre tenuto a ricreare quell'atmosfera lì e col tempo ci siamo accorti che veramente può essere una cosa valida, importante per tutti. Certo. Come dicevi tu, specialmente per i meno giovani, per i ragazzi, che certe cose magari fanno fatica, no? Anche se uno gliele spiega, fanno fatica a capire, invece lì le possono vedere dal vivo. Allora è un momento, questa festa, in cui giovani e meno giovani si incontrano, ognuno racconta le sue, ognuno chiede quello che non sa, è un modo per, diciamo, arricchire un po' tutti, no? Poi dopo attira questa festa gli operatori del settore, perché, certo, naturalmente c'è questa esposizione di anche trattori nuovi, macchine nuove, mietitrebbie di ultima generazione, che comunque possono aiutare, no? Aiutano, certo, sicuramente chi fa questo lavoro come noi per cercare di alzare il reddito, ecco, pur anche se gli agricoltori siamo abituati a redditi bassi, però saremo contenti di migliorare. Ecco, questo fa comodo a tutti. Allora, diciamo, qui dal Codma di Rosciano per Fano Geo, prossimo appuntamento quando, appunto? Allora, cominciamo martedì 28 maggio. E con la giornata del grano, in cui presenteremo le migliori varietà di grano duro di quest'anno. E insieme c'è le prove in campo dei trattori e delle mietitrebbie nuove, quelle, appunto, che dicevo prima, di ultima generazione, quest'anno della ditta Class, perché ogni anno sai che cambiamo ditte. E insieme con il rivenditore di queste macchine, che è Simoncini Macchine Agricole. Perfetto. Poi da martedì 28 maggio andiamo direttamente a sabato 1 giugno qua al Falcineto Park, qui torniamo, e il sabato sera è una serata completamente dedicata al divertimento. Ci vuole anche quello. è quello che attira alla fine. È una serata che sarà animata dalla scuola di ballo My Dance, è una serata a tema country, ci sarà
anche una cena a tema. A tema. E poi ci saranno i soliti giochi, il gioco della morra, il gioco, certo, del tiro alla fune, questi altri giochi che riguardano comunque un po' il mondo agricolo. E la festa, diciamo, vera e propria si completa domenica, cominciamo come al solito con un momento serio, cioè la 71esima assemblea della cooperativa agricola, certo, di Falcineto dei Soci, alla mattina. Alle 15.30 invece andiamo con la rievocazione vera e propria della mietitura, trebbiatura e aratura d'epoca, con i mezzi d'epoca. La novità, se così vogliamo chiamarla, ecco, prima abbiamo parlato, ogni anno c'è un qualcosa di nuovo. Certo. Quest'anno l'idea è stata questa. Alle 19, okay, il noto cantautore fanese Luca Vagnini, sì, che molti conoscono, ha scritto e verrà a cantare per noi l'inno della festa della mietitura per i 40 anni. Vabbè, hai capito? Allora, ecco. Ok, dal titolo, gli ha dato un titolo che è per tanti anni ancora. Ecco, quindi un augurio. È un augurio per tutti noi, penso, no? Da lì la serata continua con l'orchestra Matteo e Teresa e delle esibizioni delle scuole di ballo ci sono e naturalmente il ristorante Biricocco a disposizione di tutti, sia il sabato che la domenica, che anche loro quest'anno per l'occasione ci proporranno tra le altre cose due piatti tipici della tradizione contadina e anche della festa negli anni 80, i suoi primi anni, ecco, che sono una cosa semplice, le tagliatelle fatte a mano con i fagioli e la trippa. Ecco, e quindi insomma così abbiamo chiuso il cerchio. Sì. Allora, avete capito perché questa festa piace tanto con tutto questo po' di roba? Esatto. Come vuol dire? E cose semplici, ma semplici, diciamo, ma di sostanza, esatto, come a tema rurale e contadino, perché sì, il contadino è uno che va dalla sostanza al sodo. E quindi, amici, qui dal Codma chiudiamo Fanogeo 2019, appuntamento al primo weekend di giugno per la festa della mietitura. Invitiamo tutti. E noi ci saremo.